Salve a tutti, friends, al vostro Super Corris, ragazzi, video molto bello, dai. Io penso che la cosa più bella che possa fare uno youtuber è condividere i propri progetti, le proprie aspirazioni, i propri obiettivi con i propri seguaci, i propri follower, coloro che lo seguono, i sostenitori. Perché sostanzialmente è bello avere delle cose in mente, ma è ancora più bello condividere il tutto. Qual è la cosa più bella nella vita? Condividere qualcosa con qualcun altro. Se invece le cose te le tieni per te ed effettivamente non le esterni mai, non condividi nulla. Quindi, parliamo degli obiettivi 2023 del canale. Voi avete visto che io sono stato molto bravo e, diciamo, a riuscire a azzeccare un po' tutto quello che sarebbe accaduto in questo canale. La prima cosa che vi dico è ponetevi obiettivi realizzabili, perché se vi ponete obiettivi irraggiungibili, io potrei dire nel 2023 arrivo a 100.000 iscritti, non ci arriverò mai. Quindi devo salire gradualmente, è un lavoro step by step che ti porta a crescere. Nel 2022, allora, facciamo un recapone. Nella prima annata del canale, nel 2020, l'obiettivo era semplicemente uno, ottenere la monetizzazione. Perché? Sapevo che non avrei guadagnato grandi cifre, ma dovevo comunque poter giustificare questo lavoro che stavo facendo già all'epoca, era un lavoro già importante, alla mia famiglia, a chi stava vicino a me per potergli dire guarda faccio lo youtuber perché guadagno pure qualche soldo, altrimenti ragazzi era chiaro che decadeva questo discorso, mi sarei dovuto trovare un altro lavoro. Quindi l'obiettivo era la monetizzazione, la ottenni ad ottobre 2020 la monetizzazione, fu un grandissimo risultato, mi sentii al settimo cielo perché non era una cosa scontata, fu una bella battaglia da aprile a ottobre per ottenere questa monetizzazione. L'anno successivo, nel 2021, l'obiettivo era semplicemente quello di progredire, comprare nuova attrezzatura e vi avevo detto vorrei fare uno studio in casa mia, vorrei la PlayStation 5. Questi erano gli obiettivi del 2021 ed effettivamente ragazzi siamo riusciti. Comprai in primavera la PlayStation 5 e riuscii a realizzare lo studio in casa mia, la cosa più bella. Io ho sempre sognato di avere uno studio in casa mia. Ora questo studio ragazzi dovrà subire negli anni enormi modifiche, perché per ora è stato semplicemente un sì, abbellirlo, parcheggiarci la scrivania con tutta la roba sopra, però la stanza sostanzialmente, voi vedete questi separé che vanno praticamente a impedirvi di vedere quello che c'è al di fuori. Al di fuori, devo essere sincero, c'è una stanza vecchia, mobili vecchi, attrezzatura vecchia. L'obiettivo è quello di poter rimuovere appena possibile questi separé, rendere la stanza unica nella totalità. È una stanza grande, ci vorrei mettere per esempio un cabinato retro gaming, vorrei allestirli in modo da poter avere l'angolo Formula 1, l'angolo videogiochi per poter fare video parlati, così. Quindi allestire tutta la stanza è un obiettivo futuro. Però sostanzialmente il 2021 è riuscito a essere un anno dove abbiamo upgradato il canale e portato verso l'alto. Non a caso è arrivato anche il T300, vi avevo detto. Per me il 2021 si chiude al top se mi compro il T300. Arrivò il 28 di dicembre dell'anno scorso il T300 e fu veramente un'apoteosi per quello che erano i miei obiettivi. Nel 2022 vi dissi, tre sono le cose che devo fare. 10.000 iscritti, perché io da 10.000 iscritti in poi è la soglia mentale mia che mi farà sentire veramente uno youtuber professionista. 10.000 iscritti, Corona SF1000 e Xbox Series S. Questi sono stati i tre obiettivi 2022. Beh ragazzi, siamo riusciti. Siamo riusciti a coglierli. Dentro di me c'avevo anche l'obiettivo di fare tutti i video oltre le 1.000 visualizzazioni. Ci sta qualche video che ne fa di meno ragazzi, ma la base è quella. Sono tanti e tanti e tanti video che fanno 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 visualizzazioni. Quindi vedete come gli obiettivi che ho avuto, che erano obiettivi alla portata, li ho raggiunti. Abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti a inizio aprile e sono stato contentissimo. Abbiamo preso la Xbox Series S, mi sembra era giugno 2022. Abbiamo preso la Corona SF1000 a fine settembre, me la sono regalata per il compleanno e siamo riusciti a raggiungere tutti questi obiettivi e in più anche economicamente io sono riuscito a raggiungere il target che mi ero prefissato. Quindi è stata un'annata fantastica quella anche del 2022 dove sono riuscito a raggiungere tutto. Ora mi direte voi quali sono gli obiettivi 2023? Sono obiettivi molto ambiziosi e ve li dico in questo video. Come al solito, prima di partire, vi dico iscrivetevi a questo, al primo canale Supercorris84, al canale degli shorts, a quello della palestra, Corrado Esposito Personal Trainer, lasciate un like.
seguitemi sui miei social. Mi raccomando ragazzi, continuate ad aiutarmi a raccogliere fondi. Anche un euro basta per raccogliere fondi da poter donare in beneficenza. Trovate il link in descrizione. Super Chorus and Friends, link di PayPal. Potete donare anche un euro e ogni fine mese raggruppiamo tutti i soldi ricevuti. Ci metto la parte mia e li invieremo a un ente diverso. Inizio settimana prossima faremo la donazione all'AIRC e all'AIL, quindi lotta contro i tumori e contro le leucemie. Mi raccomando ragazzi, perché è un qualcosa a cui tengo e che può aiutare anche voi in un futuro. C'è il canale Telegram delle offerte Super Chorus, offerte Amazon, dove ogni giorno metto le migliori offerte di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola e c'è il canale ufficiale Super Chorus 84. Ragazzi, news in anteprima, sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sul mio canale. E c'è il sondaggio per decidere qual è il miglior gioco racing uscito nel 2022. Cioè, sì, nel 2022. Praticamente votate. Votate sul nostro canale Telegram, perché domani farò un video e divulgherò la classifica che poi ne è uscita fuori. Allora, obiettivi 2023. Io già vi ho detto, e sono stato molto sincero perché avrei potuto anche inventarmi una pippa, vi ho detto che il 2023 sarà un anno dove sicuramente non arriveranno le spese folli del 2022. Perché? Le motivazioni sono due. Punto primo, ho capito che l'ambito gaming, ragazzi, sta decadendo. Non so, oggi vedevo un video di M89 Gamer, che seguo sempre perché è molto bravo a dare consigli. Ragazzi, pure lui ha detto, il gaming sta decadendo sempre di più, quindi chi fa solo gaming si troverà sempre più in difficoltà. Io nel 2022 ho speso 5.000 euro per il gaming. Leviamo qualche centinaia di euro per la telecamera e poche cose. Io ho speso 5.000 euro per il gaming. Voi mi dite, ne balza la pena? No, non ne balza la pena, perché a livello di guadagni non le riguadagnate 5.000 euro, ma manco lontanamente per il gaming. Il gaming è stata una nicchia dei miei canali, cioè su questo è diffuso, ma è un gaming che io potrei fare tranquillamente senza spendere altri soldi, eh. Io quest'anno potrei dedicarmi solo a comprare i giochi più importanti, quindi sul Game Pass alla fine mi escono anche gratis. Quindi un Forza non lo compri perché è gratis, paghi solo il Game Pass. Un Starfield non lo compri, comprerai solo i giochi annuali. Sulle console potrei spendere con un 1000 euro, ragazzi, potrei tranquillamente fare la stagione 2023 e giocare a tutti i giochi più importanti, perché li porterò, ma senza svenarmi. È finita l'epoca dove io compro migliaia di euro per i volanti, per le postazioni, queste cose qua. Ragazzi, non mi interessa. Quest'anno, se continua così, ci terremo il T300. Vedremo se sarà l'unica eccezione. Se verrà annunciato il Direct Drive Thrustmaster, lo compreremo. Quello è l'obiettivo. Se durante l'anno viene annunciato il DD Thrustmaster, prima della fine dell'anno, se esce, io me lo compro. Questo è l'obiettivo. Ho già depennato tipo il VR, non mi interessa, 600 euro, c'hanno la coda e non mi interessa prendere un oggetto che poi già so utilizzare poco e sul canale non farebbe niente di che. Quindi vedete ragazzi, il gaming quest'anno non verrà sviluppato sempre più verso l'alto, nel senso, su sicuramente un altro volante tipo il TGT spenderà altri 600-700 euro, i giochi, la postazione, no, piano piano prenderemo, ma sarà molto più ponderata la mia scelta. Arriverà una nuova televisione, perché chiaramente voglio una TV che mi fa giocare in 120 fps in 4K, quello sì, ma per il resto ragazzi arriverà un nuovo telefono per cui investirò dei soldi per fare video migliori e cose migliori, ma ragazzi, sono cose che utilizzerò anche al di fuori dal canale YouTube, perché il telefono lo utilizzo tutti i giorni. Quindi vedete, sarà rivalutato l'ambito gaming, non ci sarà uno svenarsi. Alla fin fine ragazzi, giocare col T300 e la Corona SF1000 è comunque un bel giocare, non tutti se lo possono permettere per quello che facciamo noi. Quindi non mi svenerò quest'anno, comprerò cose ad hoc, quindi nuove console non arriveranno, nuovi PC come sono arrivati quest'anno non arriveranno, telecamere e quant'altro ce l'abbiamo, arriverà uno smartphone più potente, un monitor più potente e il resto ragazzi, i giochi arriveranno, i giochi più importanti, quelli che mi piacciono arriveranno tutti, i giochi annuali, MotoGP, Formula 1, FIFA, WRC sicuramente, perché sarà un gioco nuovo e molto bello da vedere, arriveranno i giochi Xbox, quello arriva tutto, non è che ve lo ometto, però ragazzi si spenderà di meno. Se non arrivi il DD, per fine anno 2023 vedremo di prendere il motore del TGT. Prendere il TGT e poter giocare con quello, perché è l'upgrade che mi serve per poter fare postazione qua col T300 per i giochi di rally e di simulazione tipi camion. E di qua mi faccio la postazione racing stabile. Questo è che arriva ragazzi durante quest'annata. Al peggio può arrivare una postazione, perché questa che ho io mi è iniziata ad essere un po' scomoda. Potrebbe arrivare una postazione, ma sarà molto più probabile che trovo qualcuno che me la
di IA per recensirla e non che me la compro con i soldi miei, perché non c'ha senso. Quindi faremo le gare di Gran Turismo, quindi solo per quello ho la voglia di upgradare il volante. Per il resto, ragazzi, per fare quello che stiamo facendo, lo possiamo fare tranquillamente così. Perciò, sì, i giochi, sì, sta roba qua, ma in maniera molto più limitata e ponderata rispetto a un 2022 dove abbiamo spese, espanse in tutte le parti. Giochi al day one, al volo, non che non li comprerò quest'anno, però sarà ponderato la cosa rispetto a prima. Non comprerò i volanti a casaccio, ti piglio Apex solo per far vedere, no, mi interessa. È chiaro che io, ragazzi, come vi ho già detto, cercherò di impegnarmi anche per la mia vita privata, per uscire, fare nuove conoscenze, per aggiustare la mia macchina, per potermi curare i denti. Queste cose qua le devo valutare bene e le devo mettere in conto. Nell'ambito parlato vedremo come migliorare lo studio. Io volevo fare degli sfondi con le scritte Formula 1, vedremo, quello si può fare. Per poter migliorare tutto l'allestimento, perché non ci voglio comprare il telo verde, mettermi a montare pure gli sfondi, no. Troveremo un modo di fare sfondi per quando giochiamo, quello si può fare, sicuramente, non è un problema. Questo è quello che all'atto pratico si può fare. Per il parlato, ragazzi, abbiamo preso questa telecamera che è eccezionale, la devo solo mettere a punto con qualche software apposito. Abbiamo un microfono, già ce l'abbiamo, ci è arrivato anche l'altro microfono, adesso siamo in attesa di recensirlo, c'è anche la staffa, quindi abbiamo anche un microfono molto buono, che costa 70-80 euro, con la staffa che ne costa altri 50-60, è arrivato oggi dalla Cina, quindi anche questo lo possiamo recensire e lo possiamo sfruttare meglio. Quindi ragazzi, ci abbiamo tutto, ci abbiamo le cuffie gaming. Oh, posso riprendere una cuffia? Sarei tentato di prendere le Thrustmaster Ferrari per giocare, ma non arriverà troppo, ragazzi, nel senso extra. Arriverà tutto quello che ci serve per giocare al top, ma senza upgradare tutto a prescindere ogni anno. Quindi questo è l'obiettivo. In ambito iscritti, ragazzi, non mi interessa. Vi dico una cosa, gli iscritti sono una cosa assolutamente inutile su YouTube. Io ho visto canali che hanno 1000 iscritti, magari fanno più soldi di quelli che ce l'hanno 10.000. Perché se tu hai gli iscritti, ma gli iscritti che hai non seguono i tuoi video, non hai nulla. Praticamente per fare i soldi su YouTube, per avere uno stipendio adeguato, tu devi avere gente che guarda i video e li guarda per tanto tempo, non sono solo le visualizzazioni. Per quanto tempo quella persona guarda il tuo video? Fai un video di 20 minuti, la media è sui 6, 7, 8 minuti, allora tu stai facendo una cosa buona. Se la gente, possono entrare pure 10.000 visualizzazioni, ma per 10 secondi tu non guadagni nulla. Non a caso io facevo i video all'inizio Racing Day, praticamente nel giorno di gara facevo la gara con lo stesso gioco, la stessa pista, una macchina di Formula 1, di MotoGP. Erano video che facevano 7-8 mila visualizzazioni all'epoca, dove ne facevo 100 di visualizzazioni con i video normali, ma la gente entrava, vedeva che era un videogioco pensando magari che era la gara vera, ce lo scrivevo, però non lo capivano. Stavano 10 secondi, vedevi la media di visualizzazioni, ragazzi, era nulla. Ecco perché vi dico, non è il problema degli iscritti, gli iscritti sono l'ultimo dei problemi. È chiaro che avere tanti iscritti ti fa sentire meglio, ti fa sentire apprezzato. È chiaro che anch'io sogno di arrivare a 100.000 iscritti, quello è l'obiettivo massimo che abbiamo su questo canale. L'arrivare a 100.000 iscritti, avere anche il trofeo che ti manda YouTube, la placca là dei 100.000 iscritti, quello è un sogno che lo voglio raggiungere. 3 anni, 4 anni massimo. È chiaro che ci voglio arrivare pure io, non è che sto qua a prendervi in giro. Però ragazzi, ad oggi l'obiettivo mio è un obiettivo economico. Io devo arrivare a guadagnare uno stipendio per stare tranquillo per me, per la mia vita e per la mia famiglia. Quello è l'obiettivo che mi sono posto, ma non per quest'anno totale. Per il 23 aprile. Io il 23 aprile devo riuscire a guadagnare, tra tutti i miei canali, vi dico anche la cifra. Chiaramente tra questo, il primo e le cose mie, devo guadagnare 1000 euro pulite, precise. Se arrivo a questo obiettivo, ragazzi, sono contentissimo, sono la persona più contenta del mondo. 1000 euro non sono tanti, però per chi fa una vita come me, che non esce mai, sono tanti. E poi chiaramente 1000 euro è una base di partenza per arrivare a molto di più. Però intanto quello è l'obiettivo mio. Entro il 23 aprile 2023. Gli iscritti non mi interessa più di tanto, per quanto poi domani, se riesco, faremo anche un video su ambiti iscrizione e cose varie. Ragazzi, gli iscritti non mi interessano. Non è un problema, non è una priorità, neanche adesso un numero di visualizzazioni video, perché già so che adesso rifaremo il boom quando riparte la Formula 1, perché rifaremo tutta la programmazione e la gente mi seguirà molto di più. Questo è un periodo un po' morto, per il primo canale soprattutto, dove la Formula 1 non c'è e molti tendono a non seguirlo per quel motivo. Perché adesso magari i video storici piacciono, ma un numero minore di persone, alla gente gli piace il gossip, la notizia, la live. Quindi io lo so,
ormai conosco le fasi, adesso a febbraio-marzo riparte in toto il canale, ma già il fatto che adesso con questo periodo di stanca di un dicembre dove non c'è nulla di agonistico, io mi sia tenuto comunque su ottimi livelli sul primo canale e questo qua dove sto parlando, il secondo cresce di continuo, ogni mese fa nuovi record di incassi e di ascolti, per me sono cose belle. Cioè ragazzi, quindi non sono più obiettivi troppo prestabiliti fissi, ma sono obiettivi di crescere e di levarci delle soddisfazioni. Diventare un canale indipendente che parla di Formula 1 senza dover leccare il culo a nessuno, senza dover fare le interviste ai personaggi famosi, senza dover strizzare l'occhio a qualcun altro, un canale indipendente di Formula 1 che cresce sempre di più, sarebbe bello fra 5-6 anni essere i numeri 1. Perché non ci abbiamo i peli sulla lingua e diciamo le cose come stanno, queste sono le cose che mi piacciono di più a me. Questo è l'obiettivo nei prossimi anni e nel 2023, quindi ponderare meglio le spese, arrivare comunque a uno stipendio preciso, fisso ogni mese e migliorare costantemente qualità dei contenuti e tutto quello che portiamo. Questi sono i miei obiettivi, ragazzi. Ci possiamo riuscire? Sì, ci dobbiamo riuscire. I 20.000 iscritti? Sì, sono un obiettivo. Penso che per giugno al peggio siamo arrivati, tanto alla fin fine, ragazzi, abbiamo visto che l'anno scorso c'avevo sto periodo qua 7.000 iscritti, adesso diciamo che ce ne abbiamo 16.000 perché manca poco, non manca tantissimo. Siamo riusciti a aumentare 8.000 iscritti in un anno quando i 7.000 venivano da 2 anni di lavoro, quindi vedete abbiamo raddoppiato gli iscritti in meno tempo. Farò un video e vi dirò quello che più o meno abbiamo fatto su questo canale rispetto all'anno scorso, rimarrete scioccati, quindi vediamo un po' che succede. Questi sono gli obiettivi 2023, pensare un po' più a me stesso, spendere i soldi più ponderati, far crescere il canale bene da tutti i punti di vista e percepire uno stipendio. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.